si ferma l'ondata di sbarchi nel canale di Sicilia. La scorsa notte quasi 1000 profughi sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera e dalla Marina Militare, ma anche da alcune navi mercantili che transitavano in quel tratto di mare. Ancora una volta sono risultati vitali telefoni satellitari dai quali sono stati lanciati gli SOS. Il primo barcone è stato soccorso da un cargo commerciale in acque maltesi, su segnalazione delle autorità italiane, cargo che poi ha fatto rotta verso il porto di Catania con il suo carico di disperati. Il pattugliatore sirio della Marina Militare ha invece raccolto altri 226 migranti, tra cui 26 donne e 13 bambini, trasferendoli poi nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa. Hanno dichiarato di essere di nazionalità siriana, palestinese e marocchina. Il natante su cui viaggiavano e che andava alla deriva era stato avvistato nel tardo pomeriggio di ieri dall'elicottero dello stesso pattugliatore della Marina Militare. Un altro barcone con 105 profughi è stato intercettato a 88 miglia a sud di Lampedusa. A bordo è stato trovato un uomo in gravissime condizioni di salute che è stato prontamente prelevato da una motovedetta e trasferito in ospedale. Il resto degli occupanti è stato fatto salire su una nave diretta proprio a Lampedusa. Altri migranti sono stati soccorsi e recuperati in alto mare, a circa 65 miglia dalle coste libiche, da un mercantile battente bandiera liberiana che su ordine della Guardia Costiera si è diretto verso Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Tra gli occupanti del barcone anche una donna gravida in fase di doglie.